Vi porto in un sabato sera del 1970. Di fronte a ben 7.000 presenti all'interno del palazzetto dello sport di Milano, succede una cosa inaspettata. Seguitemi. Oggi vi presento il grandissimo ed immenso Taiji Kase. Non basta un semplice video per illustrare tutte le sue grandissime caratteristiche tecniche ed umane, cercherò di farlo nel mio miglior modo. Taiji Kase nasce a Chiba nel 1929 e a 15 anni incontra il grandissimo Funakoshi, il padre fondatore del karate moderno. Nel frattempo un grande maestro faceva judo, aikido e tra l'altro conobbe anche il grandissimo Ueshiba dell'aikido. Entra a far parte dello Shotokan e nel 45, addirittura a 16 anni, si arruola nei kamikaze e solo per una questione di pura fatalità non parte per, come sapete, schiantarsi sulle navi nemiche americane. Lui aveva sempre questo sorriso in viso del maestro, sempre una sua caratteristica personale, perché lui diceva che è vivo per miracolo. Lui diceva sempre: sono vivo per miracolo, io devo morire ai tempi della guerra, non sono morto, quindi non ho paura di morire, e sorrideva sempre alla vita perché, come dire, ormai sono vivo, è tutto in più. Quindi un personaggio veramente di grandissimo cuore, un soggetto unico al mondo, di una potenza e tecnica infinita, il grande Taiji Kase. Si laurea nel 1951 in scienze in economia e poi inizia il grandissimo tour nel mondo, dove si fa conoscere da chiunque. Nel 64 nel Sudafrica, nel 65 fa un grandissimo tour negli USA e poi nel 67 viene invitato con altri della JKA, tra cui i Sensei Shirai, a Milano, dove fa una serie di stage e porta una delle prime volte il karate Shotokan in Italia. Per darvi un'idea dell'immensità del grande maestro Taiji Kase, dovete pensare a un'intervista fatta qualche anno fa al grandissimo Hiroshi Shirai. Hiroshi Shirai, in un'intervista che ha lasciato, diceva: ai tempi il maestro, riferito a Kase, si allenava con noi facendo un giukumite leggero, se voleva ci uccideva tutti. Per darvi un'idea dell'immensa potenza e tecnica del grande maestro Taiji Kase. Dovete pensare che lui fu l'ultimo che ebbe l'onore di accompagnare tutte le sere a casa Jikin Funakoshi. Era uno degli allievi prediletti e tutte le sere accompagnava il maestro a casa portandogli la borsa, ed era grandissimo amico anche di Yoshitaka. È stato colui, uno dei pochi, purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, uno dei pochi che ha potuto raccontare da vicino le sue sensazioni, le sue impressioni, le sue esperienze dirette, addirittura di Jikin Funakoshi e di suo figlio Yoshitaka. Quindi un grandissimo storico, possiamo dire, delle arti marziali. Purtroppo nel 99 il maestro ebbe un infarto, ha avuto dei problemi di salute, e poi nel 2004 purtroppo a Parigi, perché negli ultimi anni si è stabilito a Parigi, ci lascia. Vi voglio raccontare un episodio chiave. Torniamo all'inizio del video. Il grande maestro aveva, diciamo, il suo cavallo di battaglia, il suo kata preferito era il kata Chinten. Come vi ho detto, nel 1970, per l'occasione della finale dei campionati italiani al Palazzetto dello Sport di Milano, dopo le fasi eliminatorie, il maestro viene invitato a far vedere il suo kata preferito, che era Chinten. Stiamo parlando di 7.000 presenti, numeri che oggigiorno non esistono più, quindi immaginate nel 1970 la curiosità che c'era del karate, di vedere questi maestri giapponesi da pochi anni in Italia, quindi veramente possiamo dire oggi dei VIP, dei veri e propri VIP delle arti marziali. Sentiremo poi anche l'intervista che è stata realizzata. Il maestro si presenta sul tatami e esegue Chinten. A un certo punto il maestro si blocca. Silenzio tombale all'interno del palazzetto e con una grande maestria il maestro si ferma ed esegue Eian Shodan. Questa cosa ci deve far riflettere, a tutti noi karateka, la sua immensa grandezza
psicofisica, la sua immensa grandezza di marzialità del suo samurai interno che era dentro di lui. Pensate al maestro, non si è né disperato né fermato, nel senso non si è disperato, non ha voluto rincominciare da capo, ostinarsi su quel kata oppure disperarsi o fare delle scene strane, ma con estrema serenità riparte e fa Eian Shodan, quindi ritrova il kata, il primo kata della pace, per ritrovare se stesso. Ci sono stati soggetti che poi, dopo questo episodio, hanno un po', tra virgolette, un po' accusato il maestro o si sono, diciamo, meravigliati di che un grandissimo come lui si fosse fermato in un kata, come era il suo preferito, kata Chinte. Io penso sempre che non bisogna, siamo tutti nello stesso mondo, quindi siamo tutti persone umane, chiunque si può fermare, anche i grandissimi si possono sbagliare, ma non è il caso di farne un'accusa al maestro, ma bensì capire la sua immensa grandezza. Quindi non si è disperato, è ripartito da capo, ha dato una grandissima lezione di umiltà e è una storia che questo avvenimento del 1970 lo accompagnerà sempre negli anni. E vi spiego anche la mia esperienza. Questo episodio un po' eclatante l'ho sempre sentito nominare fin da quando ho iniziato a fare karate. Io sono nato nel 1972, quindi quando è successo questa cosa non ero neanche nato, però facendo karate, quindi a metà degli anni 80, mi ricordo sempre il mio primo maestro che mi raccontava questo episodio di questo grande maestro giapponese che a un certo punto si fermò durante la fase di un kata e molti non lo fischiarono, ma lo accusarono, si meravigliarono di questa cosa. E già il mio primo maestro a suo tempo accusava questi personaggi dicendo ma come si permettono di accusare così un grandissimo Taiji Kase, nessuno si può permettere di accusare un personaggio del genere, che può succedere a tutti di fermarsi, succede anche a grandi campioni internazionali di oggi di karate, su platee internazionali, di fermarsi e di avere del lapsus. Chi è un praticante di karate sicuramente sa che anche se conosce perfettamente un kata o una serie di tecniche, può esserci il momento in cui il cervello dice zero, si ferma e kata si blocca. Succede a tutti, sfido a chiunque non gli sia mai successo. Quindi per questo non bisogna certamente accusare il grande maestro di questa cosa qua. Quindi già ai miei tempi, quando ero ragazzetto, ancora si continuava a parlare di questo episodio. Cari amici del tempio, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero sia stato costruttivo, che non sia stato frainteso, perché il maestro Kase per me è stato ideologicamente un grandissimo del karate. Io me lo ricordo in un'occasione soltanto, che ero ragazzetto e mi portarono davanti a lui e ad altri personaggi giapponesi dell'epoca per uno stage a Milano. A quel tempo era a metà degli anni 80, fine anni 80, era un bimbetto. Io vengo da un piccolo paesino sul mare della Toscana e già andare a Milano a vedere questi maestri giapponesi mi sembrava chissà cosa. Mi ci portò il mio primo maestro e mi mettevo in fila in fondo a tutti, quello che capivo, quello sì, quello no. Beh, alla fine, dopo passati tanti anni, ho capito che nella mia piccola esperienza ho avuto una grande occasione di stare sempre vicino al maestro Taiji Kase. La mia piccola esperienza mi ha portato poi a tenere tesoro di quei pochi ricordi che mi ricordo di quella giornata. Purtroppo non è come oggi, che abbiamo i telefoni, tante cose. A metà anni 80 non c'era granché, o almeno io non avevo grandi cose, quindi non ho potuto fare foto o filmati, però mi ricordo di questo personaggio. Io ero un bimbetto, di questo personaggio veramente che si muoveva, questa sua forma robusto che si muoveva velocemente. Ecco, c'ho questo ricordo fantastico nella mia mente. Quindi non è mia intenzione assolutamente ribadire l'errore, ma la grandiosità di questo maestro che in una fase di piccola defaianza è riuscito a tirare fuori la sua immensa marzialità. Quindi amici del tempio, aspetto i vostri commenti, mi raccomando, positivi e sempre costruttivi. Iscrivetevi al mio canale, mettete un like e ciao dal Tempio Massimo.